Le fonti Instant Focus, ancora ben trovati a tutti voi. Allora, un tema che a me è molto caro, chi mi segue e mi conosce lo sa, lo leggete in sovrimpressione. Settembre è un mese mondiale dell'Alzheimer e ogni anno torniamo a parlare di questa patologia. Non lo facciamo ovviamente solo in occasione del mese mondiale e della giornata mondiale dell'Alzheimer, che è stata qualche giorno fa, mercoledì 21 settembre. Ne parliamo ogni giorno, così come ogni giorno ne parlano le persone che seguono. I nostri amici, i nostri pazienti malati di Alzheimer, però appunto è doveroso accendere i riflettori quando fortunatamente se ne parla ancora di più proprio per questo mese che è ricco di iniziative per far comprendere di cosa veramente si parla. Io vi ricordo che intanto la giornata è stata istituita nel 1994 dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per diffondere proprio tutte le informazioni relative alla malattia, che è la forma più comune di demenza. Do qualche dato: insorge più frequentemente dopo i 65 anni di età, anche se ci sono delle forme precoci di Alzheimer, che arrivano già a 50 anni, a volte anche prima, ovviamente sono casi più isolati, però capita, che colpisce più spesso le donne, più frequentemente le donne. E, nel mondo, secondo i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, oltre 55 milioni di persone convivono con la demenza, ma le previsioni raggiungono i 78 milioni entro il 2030, perché una cura reale non c'è ancora. Ci sono tutte delle degli step di prevenzione e parleremo anche di questo durante questo spazio, però una cura non esiste ancora e quindi con l'allungamento della vita, dell'aspettativa di vita, naturalmente è una malattia che può solo colpirci sempre di più. E allora, prima di introdurre veramente l'argomento con l'ospite che sarà con me, vi mostro questo. Conosci, sono tua figlia. Lei è Rosa, una signora simbolo dell'Alzheimer, come sentite la voce fuori campo che dice: Mamma, non mi riconosci, sono tua figlia. Vengono i brividi perché è reale questa immagine, è proprio è la fotografia di una persona che purtroppo è affetta da Alzheimer. Allora, questo è proprio un piccolissimo estratto di un cortometraggio che è stato presentato al Festival del Cinema di Venezia, realizzato da La Meridiana, la cooperativa La Meridiana, da Marco Fumagalli che è in collegamento con me, coordinatore delle attività educative della cooperativa La Meridiana. Marco, è sempre un piacere ritrovarti, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti voi, grazie dell'invito, Manuela, sei sempre gentilissima e un saluto a tutti i tuoi ascoltatori. Grazie a te. Allora, io volutamente sono partita da Rosa, diciamo che è un'altra nostra ospite oggi nella nostra puntata, questo cortometraggio che appunto è stato presentato al Festival del Cinema di Venezia e che è stato proiettato anche nei cinema proprio in occasione del Mese Mondiale dell'Alzheimer, realizzato dalla cooperativa La Meridiana da te e da una casa di produzione Libero Produzioni. Allora, partiamo da qui, poi naturalmente ampliamo. Insomma, il raggio d'azione, quando è nata l'idea di Rosa, perché e cosa vuole portare, diciamo così, nelle case di tutti? Beh, l'idea di Rosa, se devo fare una piccola cronologia, è nata nell'ottobre del 2021 addirittura. Eravamo nella fase del secondo lockdown, non so se qualcuno ancora se lo ricorda o se l'abbiamo già completamente rimosso, però tuttavia in quel periodo avevamo l'intenzione di raccontare in una forma breve, come appunto è il corto, l'esperienza della malattia, ma soprattutto concentrandoci su due elementi. Il primo è la comunicazione, il fatto che appunto questo è uno dei grandi problemi che si affrontano incontrando persone che vivono questa esperienza di malattia. È difficile comunicare attraverso dei canali che noi riteniamo tradizionali. E l'altra cosa che forse anche per noi è un po' più impegnativa, abituati come siamo da sempre come cooperativa e Sì. come operatori, di trovare delle soluzioni ai problemi e anche di raccontare la fine di questo percorso. Quindi
Questo devo dire che ci ha molto preso dal punto di vista delle emozioni. Abbiamo lavorato con Marco Falorni e abbiamo costruito proprio questo piccolo corto che dura 4 minuti e che abbiamo avuto la fortuna di presentare appunto all'interno del Festival di Venezia in una delle sessioni collaterali. E tra l'altro, ecco, grazie a Rai Cinema siamo riusciti il 21 di settembre a proiettarlo in 71 sale cinematografiche, cioè prima della proiezione proprio del film, quindi prima delle 320 proiezioni che erano state previste per quella giornata, Rosa ha fatto il suo debutto al cinema. Quindi per noi è un grande privilegio, un grande onore, ma anche una grande responsabilità, perché comunque divulgare, insomma, veicolare dei messaggi comunicativi così forti non è alla fine così facile, e penso che nel futuro Rosa avrà anche una sua evoluzione, perché stiamo già ragionando su come... Ecco, questo è interessante. Peraltro chiedo anche alla regia di far partire anche una macchia visiva, diciamo, di immagini che mostra il paese ritrovato, ne abbiamo parlato anche in altre occasioni, che è il villaggio proprio creato dalla Meridiana per accogliere persone con Alzheimer. Il corto è ispirato a questo, all'esperienza del paese ritrovato, no Marco? È ispirato da quello, è ispirato dalle esperienze che abbiamo accumulato in questi anni di vita anche all'interno del paese, cioè di vita proprio a contatto con le persone, perché sai, molto spesso noi incontriamo persone con fragilità cognitiva e con problematiche in ambiti specifici, o in ambulatori o in luoghi dedicati proprio alla cura. Qui l'esperienza è stata ed è completamente diversa, nel senso che è la vita quotidiana, quindi lo stare fianco a fianco a queste persone che camminano ogni giorno un po' su un filo, ci ha permesso e ci permette costantemente di fare delle riflessioni interessanti sullo stile, sull'abbattimento anche dello stigma, perché questo sì, è una cosa per noi molto importante. Assolutamente. Cambiare un po' il modo di vedere. No, assolutamente sì. Allora, Paese Ritrovato, stiamo vedendo queste immagini. Conta 64 ospiti oggi, Marco, è corretto? 64 residenti, noi li chiamiamo così proprio. Residenti, ospiti, sì, beh, assolutamente. Anche perché sono 8, sono certo. 8 appartamenti composti ciascuno da camere singole con bagno, quindi comunque è una vera e propria casa dove vivono appunto questi residenti. 420 metri quadri, in totale la superficie destinata al borgo, perché appunto è vero, è un piccolo villaggio, è di 3.360 metri quadri e ricordiamo che peraltro è l'unico villaggio Alzheimer, però appunto chiamato Paese Ritrovato, in Italia. Come sta procedendo questa che quattro anni fa, se non ricordo male, Marco, è nata come una sfida ma che è diventata realtà a tutti gli effetti, ecco. E tu poi lo sai meglio di me, perché tu sei stata la madrina 4 anni fa di questo luogo che è unico in Italia. E non so se ricordi il primo giro che abbiamo fatto insieme proprio nel paese, che non era ancora abitato dai residenti. Ma adesso, ripeto, la vita scorre come all'interno di un piccolo borgo, e quindi è proprio questa l'idea che abbiamo voluto noi cercare di mutuare dalle esperienze internazionali che abbiamo raccolto. Noi abbiamo una grandissima esperienza di piccoli comuni in Italia, dove tutti si conoscono, dove ognuno ha un piccolo ruolo, dove ci si anche aiuta, no? Dove ci si gioisce insieme, ma anche a volte, insomma, si affrontano dei dolori insieme. Assolutamente, sì. E questo è quello che noi abbiamo voluto ricreare. Ed è quello che proprio accade, no? Noi, come vedi dalla scritta, abbiamo voluto proprio usare questa frase: ci vuole un villaggio per educare un bambino, questo è un proverbio africano, ma ci vuole un villaggio anche per combattere un po' lo stigma nei confronti delle persone con demenza. Okay. Quindi la vita in questi 4 anni ha preso un suo corso, un suo ritmo, gli appartamenti sono stati molto personalizzati, e i luoghi come il cinema, il teatro, i vari negozi sono pieni di vita, insomma ci sono
tutta una serie di attività, per cui la vita nel paese continua e i risultati ci sono. Abbiamo avuto dei buonissimi risultati dal punto di vista della riduzione di quelli che sono un po' i disturbi comportamentali, che sono, oltre alla comunicazione, gli elementi che ci mettono più in crisi nell'affrontare queste persone, cioè non riusciamo bene a comprendere perché facciano determinate cose e le facciano magari in un momento, in un tempo, in uno spazio dove noi non siamo pronti ad affrontarle. Certo. Marco, intanto perdonami, poi ti faccio parliamo ancora del paese ritrovato e delle attività che portate avanti, però chiedo alla regia di mettere in onda l'SMS solidale. Eccolo qui, perché raccontacelo, così invitiamo tutti quelli che ci seguono a mandare un SMS per aiutarvi. Lascio a te parlare anche di questo, poi torniamo ancora su un paio di questioni, insomma, che vale la pena precisare, visto che siamo peraltro nel mese mondiale dell'Alzheimer. Allora, SMS solidale. L'SMS è questo numero che è il 45582, perché è un numero che da tutta Italia è possibile appunto fare. Serve per sostenere il paese ritrovato, perché il paese ritrovato ha un po' questa funzione di essere una spinta un po' in avanti nel modello di cura, ma la nostra ambizione è quella di provare a renderlo replicabile anche in altre realtà, e per fare questo, ecco, noi abbiamo la necessità di coinvolgere la comunità. Questo è un modo concreto, perché basta una piccola chiamata a questo numero, che è attivo fino al 1° di ottobre, e quindi permetterà a tutti quelli che vogliono, insomma, di sostenere, ripeto, non solamente il paese ritrovato, ma l'idea che sta dietro al paese ritrovato. Certo, 45582, io lo stavo facendo, fatelo anche voi, mi raccomando, tanto veramente basta poco, però questo poco è tanto per chi si occupa di questi progetti. Allora, Marco, facciamo però un minimo bilancio, perché appunto noi lo facciamo oggi perché siamo nell'ambito del mese dedicato, voi lo fate probabilmente ogni giorno. Allora, intanto ti chiedo se a livello istituzionale qualcosa si è mosso di più, perché l'Alzheimer è definita la malattia del secolo, non possiamo dimenticarcelo, una malattia che però fino a qualche anno fa era poco conosciuta, oggi lo è un po' di più, però forse non ancora nella misura in cui dovrebbe essere conosciuta, perché abbiamo parlato delle previsioni, siccome non esiste ancora una cura, davvero ragazzi i numeri sono allucinanti, si parla di 78 milioni di persone che potrebbero avere demenza, quindi poi tra le demenze l'Alzheimer è quella più frequente, entro il 2030, e saranno sempre più in aumento se la cura non ci sarà, perché la vita si allunga. Quindi c'è consapevolezza e quanto in più, Marco, a livello istituzionale? Quindi in sostanza, perché io non ci voglio girare intorno, arrivano aiuti a cooperative come la vostra? Devo dire che Una consapevolezza è cresciuta, tuttavia è ancora troppo poco, ma perché ho la netta percezione che il problema non sia ancora stato ben messo a fuoco dalle nostre istituzioni. Ti faccio un esempio giusto per circoscrivere un po' per chiudere l'ambito un po' alla nostra nazione. Noi attualmente in Italia abbiamo circa 1.200.000 casi di demenza. Di questi 1.200.000, 600.000 hanno una diagnosi di demenza di Alzheimer. Ma il problema vero non è solo questo. Il problema vero è che noi abbiamo 3 milioni di persone, perché la demenza di Alzheimer, come tutte le demenze, è una malattia della famiglia. 3 milioni di persone, quindi parliamo di un numero molto alto, la famiglia, quindi diciamo tutto il circuito poi che sta intorno a questa persona, che è coinvolta in questa malattia. E come è coinvolta? Ad esempio, non so, dovendo chiedere dei permessi al lavoro, ad esempio dovendo pagare delle somme altissime per le assistenti badanti a casa. Tutta una serie di paracaduti intorno che ci fanno dire che questo tema, se non riusciamo ad affrontarlo adesso nella maniera concreta, tra 10 anni inizierà a crearci una crisi, ripeto, non solamente per la cura delle persone, perché anche i luoghi di cura non saranno più sufficienti, ma anche poi per
i paracaduti che ci sono intorno, soprattutto la famiglia. Perché Certo, noi veniamo da una tradizione familiare dove ereditiamo anche, no? Diciamo una tranquillità economica, diciamo anche abbiamo uno stile diciamo di tradizione familiare per cui i figli accudiscono i genitori, ma le nuove generazioni sono completamente diverse, la disponibilità sarà completamente diversa. E assolutamente sì. quindi La mentalità è cambierà tutto il cambiata, modello. quindi bisogna avere per forza di cose anche dei punti di riferimento più evidenti e diversi rispetto a quelli che abbiamo avuto oggi, che sono stati comunque pochi, nonostante magari ci fosse più disponibilità da parte delle famiglie, no? Bisogna avere questa grande capacità adesso di guardare il presente con un occhio, ma con l'altro occhio guardare il futuro che è qui alle porte. L'immagine che noi cerchiamo sempre di descrivere è un po' quella di questo tsunami che può arrivare. Adesso siamo nella fase in cui il mare, no, si sta ancora un po' ritirando, no? Si sta ancora un po' ritirando. Noi siamo ancora lì, un po' sulla spiaggia, a cercare di capire che cosa sta accadendo e che cosa potrebbe accadere. Quando però poi l'onda potrà aggredirci, magari è già troppo tardi, quindi dobbiamo essere bravi adesso, attenti nella parte di prevenzione, ma anche nella ricerca di soluzioni come quella che noi abbiamo ipotizzato, ecco. Assolutamente sì. E poi, appunto, tornando anche, intanto lasciamo, grazie Alessandra Regia, il numero per l'SMS solidale, così lo lasciamo. Poi comunque questo contributo sarà disponibile on demand, insomma, potrete averlo sempre a portata di mano. Dicevo, tornando anche al titolo del cortometraggio Rosa, è un po', leggevo, no, su alcune dichiarazioni che hai rilasciato proprio tu, che è un po' il tema di non perdere il profumo della vita, proprio perché è difficile avere a che fare con questa patologia. Tu hai parlato di famiglia, di familiari che ovviamente, insomma, sono molto sconfortati. Poi io ci sono passata con la nonna, non è un segreto perché ne ho riportato anche la mia esperienza in un libro, ma che peraltro va a favore della ricerca. E peraltro lo dico, ma perché Marco, io ve ne darò ancora, cioè chiunque volesse chiederlo, chiedetelo proprio alla cooperativa La Meridiana o a me, io vi dirotterò a loro perché tutti i fondi andranno appunto alle iniziative della cooperativa Meridiana. Vi segnalo anche il sito internet che è questo coplameridiana.it, dove c'è anche proprio la sezione del paese ritrovato, dove trovate tutti i contatti. Vedete che c'è anche il numero dell'SMS solidale. Appunto, dicevo, quindi non perdere il profumo della vita, Marco. Assolutamente no. Guarda, lo slogan che noi abbiamo usato in questo mese è proprio quello di togliere quest'idea di colpevolezza, no? Ah, sì. Dimenticarsi non è una colpa, avere una fragilità non è una colpa, essere un familiare di una persona fragile non è una colpa. Perché se io riesco in qualche modo ad avere delle persone che mi affiancano, ma anch'io stesso mi sento in questa condizione di maggiore leggerezza e libertà nell'affrontare la malattia, quindi non mi sento colpevolizzato riguardo a questo, ecco che allora tutto diventa più chiaro, tutto diventa più definito. Certo, noi non curiamo l'Alzheimer, questo deve essere molto No, chiaro. certo. Noi No. diamo uno sguardo, proviamo a dare uno sguardo diverso ed è proprio il tentativo che adesso noi vorremmo fare come paese, come cooperativa, cioè Certo. quella di mantenere sempre un po' alta questo livello di attenzione e Ma proprio di sensibilità. allora, io invito tutti a prendere visione veramente del sito che io sto facendo scorrere molto velocemente, ma ci sono tantissime foto che riportano le attività che vengono fatte proprio quotidianamente. E io, ripeto, io l'ho visto con i miei occhi, che peraltro riprende anche, senza volerlo, ho ripreso anche in parte il titolo del libro. E davvero è qualcosa di straordinario. Peraltro si può anche visitare il paese, Marco, bisogna prenotarlo, è vero, l'appuntamento eventualmente. Come funziona? Per chi volesse aiutarvi, magari però vedendo anche la vostra realtà. No, beh, chiunque può venire al paese, certo, adesso siamo ancora in una fase un po' intermedia perché comunque noi siamo una struttura sanitaria e quindi siamo Appunto, all'interno appunto ancora di alcune per regole, però scrivendo a me Ah, direttamente alla mia mail, ok. quindi o scrivendo anche a o contattando i numeri che trovate nel sito per una visita, ecco che poi possiamo
organizzarci. Quindi il paese poi Perfetto. Piano piano sta riprendendo un po' anche la sua apertura, come tutti i luoghi sanitari, sia pure ancora con qualche precauzione. Ecco, no, però davvero merita, perché poi si può raccontare in tanti modi, poi voi avete fatto tanti documentari che sono andati in onda, però comunque vederlo è diverso. Allora, io chiederei alla regia di mandare ancora il piccolo estratto di Rosa, perché così affinché ci rimanga impressa questa immagine bellissima. Numero per l'SMS solidale è qui, e poi dopo ti saluto. Vediamo ancora questo piccolo estratto. Mamma, non mi riconosci? Sono tua figlia. Grazie mille, Marco Fumagalli, coordinatore delle attività educative della cooperativa La Meridiana. Complimenti a te, a tutto lo staff, a tutte le persone che lavorano, il presidente, Roberto, Rita, insomma tante persone che a me sono molto care, che davvero sono instancabili, siete instancabili, quindi ci tengo a dirlo anche in onda. E a presto con altre iniziative sicuramente molto, molto interessanti. Beh, io ti ringrazio, Manuela, sei sempre molto attenta, molto disponibile, ma solo per noi direi che proprio sul tema, quindi persone come te probabilmente possono aiutarci ancora di più e molto più velocemente, insomma, ad affrontare diciamo, ad avvicinare un pochino la frontiera. Ecco, ecco, dai, ce la faremo, sono sicura. Ci vorrà del tempo, come tante cose gravose, importanti, ma ce la faremo. Grazie ancora, Marco. Grazie. A presto, grazie. Grazie a voi tutti e buona giornata. Grazie. E allora, mi raccomando, segnatevi questo numero, è importante.